Uccise la moglie 23enne con 29 coltellate. Il tragico fatto risale al 13 novembre 2022 e questa mattina, poco dopo le 9.30, si è aperto in corte d'assise a Pesaro il processo contro Mustafa Al-Ashri, il marito omicida 43enne egiziano che non esitò a sferrare quasi 30 fendenti nel corpo di Anastasia, una giovane mamma ucraina. Oggi la Corte d'Assise, presieduta dal giudice Lorena Mussoni, ha avviato una prima fase preliminare per instaurare le parti processuali. C'è massima disponibilità da parte della difesa di ricostruire effettivamente ciò che è accaduto in quei giorni e quindi far emergere la verità, con la speranza che la verità del mio assistito corrisponda poi alla verità processuale che si accerterà nell'ambito di questo procedimento penale. Quindi massima disponibilità, sin dalle prime battute con l'ufficio della procura, questo lo abbiamo già dimostrato nel corso delle indagini, non c'è nessun tecnicismo volto a ostacolare la ricostruzione di quella che è la verità di quello che è accaduto purtroppo alla povera vittima Anastasia, però c'è una verità diversa da parte del mio assistito, cercheremo di accertare se quanto affermato dal mio assistito corrisponde al vero oppure no. Quindi massima disponibilità da parte di questa difesa, tenuto conto della delicatezza anche del caso che si sta affrontando e del massimo rispetto nei confronti della vittima che, ripeto, in questo processo purtroppo è quella che poi ha patito le pene peggiori essendo stata uccisa. E quindi mai scordarci questo aspetto. Poi è compito della difesa accertare la verità e è compito dei giudici definire qual è la verità vera e propria rispetto a questi fatti. Ecco. In questi mesi qual è stata la reazione del suo assistito? Il mio assistito ha sempre avuto una calma rispetto ai fatti, poi è normale che ci troviamo di fronte a un processo, è un processo molto delicato con il rischio di una condanna importante. Ecco. Per cui c'è la preoccupazione rispetto alle conseguenze di questo procedimento, però c'è anche la convinzione rispetto alle sue ragioni, che ripeto sono sue, vanno dimostrate, l'istruttore dibattimentale serve proprio ad accertare la veridicità o meno di quanto lui afferma. Ma verificheremo appunto se quanto da lui affermato corrisponde a vero oppure no. I coniugi Al-Ashri con il loro bambino di 2 anni da appena 6 mesi erano fuggiti dalla guerra in Ucraina. La coppia era già in crisi da tempo e la giovane mamma aveva chiesto la separazione al tribunale. L'uomo, autore del feroce femminicidio che non sopportava l'idea di essere lasciato, oggi rischia una pesante pena. C'è poco da dire, le indagini espletate hanno fatto emergere un quadro accusatorio che lascia veramente poco spazio ad interpretazioni alternative rispetto a quelle formulate dalla procura. L'Italia è uno stato di diritto, pertanto ci aspettiamo che venga fatta giustizia e che sia comminata la giusta pena. Il bambino è in Ucraina, sta con i nonni, è stata ottenuta da poco una delibazione di una sentenza quindi di adozione del tribunale ucraino del minore, che è stato quindi adottato dai nonni, dalla mamma e dal papà di Anastasia.